Se contro la squadra della città di Massimo Troisi il Bitonto aveva ritrovato il sorriso, dinanzi alla formazione del Borgo Natio di Giordano Bruno ha imparato a sfiorare l'infinito. Mister Claudio De Luca per la terza gara consecutiva ripropone la medesima struttura tattica per i suoi, con Colella e Lanzolla a protezione del saldo Lonoce, il signore di centrocampo Manzo affiancato dal cavaliere infaticabile Mariani in mezzo, la fantasia di Dan, Taurino, unica eccezione invece di Triarico acciaccato, e Lattanzio, si spera, al potere, oltre che al servizio del fecondo Santoro. Il collega De Lucia risponde con Lambias e Capuozzo, baluardi difensivi, il duo di direttori d'orchestra Campora e Ruggero al centro, con l'incursore Corbisiero a supporto del raffinato ex padulano e del terminale offensivo Figliolia. 4 minuti dopo il primo fischio di Cappai di Cagliari ed è già vantaggio bitontino. Cross morbido di Taurino e mani goffo di De Siena in area. Dal dischetto Lattanzio fredda K. 5 minuti e salvifica uscita planata del portiere Nolano che anticipa di giustezza Santoro. Al minuto 20 break improvviso di Mariani. Lattanzio libera Taurino che prova la botta dai 25 metri. Blocca sicuro l'estremo di casa. Al 26esimo punizione lampo di Mariani per Taurino che innesca Santoro che a sua volta beffardo fa secco K ed è 0-2. A ridosso dalla mezza palo di Padulano con un piazzato tagliente dallo spigolo sinistro dell'area nero-verde e subito dopo ripartenza dei Leoncelli con Mariani che spreca calciando centralmente. 60 secondi e il 10 tascabile replica in carta carbone, esito mesto incluso. In pieno recupero, Danna inebria due avversari e spedisce di destro il cuoio fra le braccia di K. Pochi secondi dopo l'inizio della ripresa, azione corale del Bitonto e dopo una serie di mirabili triangolazioni, Santoro batte e K risponde distinto. Al quinto, Danna lancia Santoro che pesca il capitano in area, piattone fuori d'un soffio. 3 minuti e contropiede vertiginoso dei pugliesi, sinistro innocuo di Santoro però. Dopo il quarto d'ora si incendia il match. Prima sinistro a giro alto di Padulano, poi al 19esimo Mariani abbatte Corbisiero in area su una palla vagante ed è penalty. Balzo felino di Lonoce sul tiro di Padulano dagli 11 metri, il destro rapace di D'Angelo però accorcia le distanze. Immediatamente dopo testa di Santoro che ha le sembianze di una cortese email per il goalkeeper bianconero. Nell'extra time Caliendo, al limite della sua area, si impappina maldestro, ma Guadalupi non ne approfitta. L'ultima occasione per artigliare il pareggio per i campani è un sinistraccio di D'Angelo che si perde di tra le nuvole. E così gli uomini del patron Francesco Rossiello, alla sesta giornata, sono finalmente lì dove compete loro, in vetta al girone H di Serie D.